Per cortesia, iniziamo con l'appello. La parola al segretario generale, prego. Aiosa, assente. Antonioli, Boccia, Caponi, Chitò, Sì, assente? no, c'è. Sì. Cremonesi, De Noia, Di Stefano, presente. Foggetta, era assente, Certo, resta se n'è assente. andato. Franciosi, Gianvecchio. La Miranda assente, Landucci presente, sì. Nossa, Pastorino, Pavan assente, Sì. Pennasi presente, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tita Ferrante presente, Torraco, Tremolada, Vavassori. No, 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 però dopo che sono Sì. Sì, allora, consiglieri presenti 21, assenti 4. Allora, l'ufficio di presidenza ha deciso che le due relatrici, sia la consigliera Landucci che la consigliera Teormino, possono intervenire, ma voglio fare una precisazione perché c'è la registrazione, quindi le domani, dopodomani con calma si può benissimo ascoltare. Io gli ho chiesto della domandina che voleva fare al dottor Ramazzotti, lei ha la possibilità di intervenire come relatrice a termine. Lei ha detto no, faccio solo la domandina. Quindi, secondo me, l'esercizio lei non l'ha messo in atto, solo per quello io non gli volevo dare la parola, consigliere Antucci, altrimenti non c'è nulla né di personale né niente, ma c'è. Secondo me in quel momento lì era così, lei non aveva esercitato il suo diritto per l'intervento. Adesso do la parola al... Prego, vuole intervenire lei? E quindi perché lei vuole intervenire per ultimo, va bene. Consigliere, sempre come dice la consigliera Landucci, prego, consigliere Teormino, a facoltà, prego. Grazie. No, solo per dire un minuto, a me non piacciono queste discussioni, scusate, quindi io non amo gridare, non amo. Allora, io volevo solo chiedere una cosa. Noi non siamo i consiglieri dei 57 comuni di Lodi. Non abbiamo ricevuto l'investitura da parte dei cittadini di questi 57 comuni. Quindi, qualsivoglia il motivo per cui loro hanno deciso di fare questa scelta, secondo me, secondo noi, per chi condivide, è il caso di, come dire, di accettare, perché questa è la richiesta di questi 57 comuni rappresentati dai consiglieri che hanno votato. Quindi la motivazione è semplicemente questa. Io
Il resto, francamente, a me spiace perché abbiamo perso una serata per discutere del sesso degli angeli e che mi spiace anche per quelle persone che sono venute qua stasera per parlare forse di un argomento che interessa molto di più la nostra città. Boh, non la faccio lunga e finisco qua. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. La parola alla consigliera Lantucci. Grazie Presidente, grazie di aver risolto così la questione. No, ma io sono dispiaciuta, ma oltretutto mi pare che in realtà siamo sostanzialmente d'accordo. Cioè, il problema, nessuno di noi ha offeso il dottor Ramazzotti, il quale sa benissimo di essere stato nominato per motivi politici come gli altri. Cioè, non siamo mica qui a fare i bambini dell'asilo. E io, quando ho discusso con Oldrini, certo che volevo un mio revisore dei conti, ma non perché prendesse lo stipendio, perché controllasse quello che gli altri due non controllavano, come si è visto. Infatti, in una situazione delle farmacie che è diventata molto problematica, mai il collegio sindacale composto da 3 membri scelti dalla parte del sindaco Oldrini ha detto una parola su quello che stava succedendo, mai ha raccolto le nostre osservazioni d'opposizione che stiamo facendo da 5 anni. Quindi noi non volevamo una prebenda per uno dei nostri, volevamo avere uno che controllasse, che non ci è stato dato. Forse adesso abbiamo capito perché non ci voleva essere dato, chiusa la parentesi. Quindi se la politica nobile, scusi sindaco, è quella del consiglio di amministrazione, non ci siamo capiti. La politica nobile è quella che facciamo qua, non quella dei consigli di amministrazione. Mi dispiace, non è questa. E non è perché io ho fatto politica 10 anni in cui non sono stata seduta in nessun consiglio di amministrazione a pagamento, non posso dire che non sono d'accordo. L'ho detto in tutte le sedi che non sono d'accordo. Non mi avete mai sentito dire che io sono stata favorevole e anche di quello di cui lei parla sempre. Sa benissimo che noi non eravamo d'accordo, che io non ero d'accordo. E se su questo si sono consumate sanguinose rotture. Quindi, guardi, io non ho bisogno di lezioni sulla buona politica, e però mi dà molto fastidio che si continuino a fare lezioni ai consiglieri di minoranza. Perché i consiglieri di minoranza hanno tutto il diritto di fare le domande scomode che devono fare. E trovo veramente vergognoso che ci sia chi che fa un intervento esclusivamente per dire non mi piace come ha parlato il consigliere Caponi. Come vi permettete? Ma il consigliere Caponi può parlare come gli pare. Come gli pare, che vi piaccia o no. Io potrei, se no, comincio adesso a dire cosa non mi è piaciuto di tutti i consiglieri di maggioranza. Quasi tutto. Quasi tu. Ma no, ma non bisogna dire non mi è piaciuto come ha detto, come ha parlato. Bisogna dire io non condivido questo argomento per queste e queste ragioni. Basta. Poi tu lo puoi dire come consigliere Landucci, lei deve fare intervento come relatrice di commissione. Infatti e non sto... politico. No, io come relatrice tutti il lavoro di commissione, prego. Devo tirare le fila come ha fatto la consigliera Teormino della discussione. E la discussione è stata una discussione dove si è cercato di buttare in un contrasto con la minoranza un imbarazzo della maggioranza. Perché la maggioranza si trova a votare a favore di una cosa che lo stesso dottor Ramazzotti ha detto che non è d'accordo. E lo stesso sindaco ha detto che non è d'accordo. E lo stesso, quando Romagnello ha detto alla fine, fra qualche anno si accorgeranno di aver sbagliato e torneranno indietro. Ma cosa sarà costato alla comunità questo? Non è niente gratis nella vita. Quindi questi comuni, queste autonomie, questi cittadini di Lodigiano secondo me non ne sanno nulla di questa cosa qui. Queste società che si atteggiano a padroni del bene pubblico non vanno bene secondo me. E questo al di là del fatto che io sono stata in Forza Italia nel Popolo della Libertà. Io non ho l'obbligo di condividere tutto quello che ha fatto Regione Lombardia, come voi non avete l'obbligo di condividere tutto quello che ha fatto Bersani o Penati quando faceva Presidente di Provincia. Non è che non è così che si fa politica, secondo me. Quindi è inutile che lei tutte le volte me lo rinfaccia, consigliere Rivolta. Tanto la cosa non dà fastidio. È chiaro, me lo può rinfacciare usque ad mortem. Ma questo non toglie che io continuerò a sottolineare che in questa situazione di crisi bisogna cambiare e deve cambiare la destra, il centro e la sinistra.
Non dico che i miei si comportano bene, sono convinta che dentro questi atti ci sono sicuramente in quello della Brianza, ci saranno tutti dentro quelli del centrodestra, mi immagino, perché lì comandano loro, quindi mi immagino che ci saranno loro, non lo so. Ma questo non vuol dire che uno sia d'accordo su questo tipo di cose. Questi consigli di amministrazione non possono più durare così, perché è un'emorragia di denaro pubblico che non è... Io vorrei chiedere al sindaco se pensa che davvero questa sia la buona politica. Che la buona politica siano i consiglieri di amministrazione. Secondo me sono gli amministratori pubblici che per molta meno... Perché, scusate, secondo voi è giusto che noi prendiamo un lordo massimo di neanche 1.000 euro all'anno e il consigliere d'amministrazione di SAL, società Acque Lodigiano, prenda 22.000 euro all'anno? Questa è buona politica, sindaco. Ah, e no, appena detto che questa è buona politica. Perché se lei va a vedere, siamo andati a vedere, il consiglio d'amministrazione della società Acque Lodigiane è composto da 5 persone, che a me del tutto ignote, quindi non so di che parte siano, il presidente prende 27.000 euro lordi, i 4 consiglieri 22.000 euro lordi a testa, pro capite. Fate il conto. Capo holding, il presidente prende 31.000, è scritto, cioè non è mica una vergogna, 31.000 euro lordi l'anno, gli altri 4 consiglieri 27.000 euro lordi all'anno. Fate il conto di cosa ci costano queste cose qua. Cioè, io dico che questa è buona politica. Il sindaco ha fatto un intervento feroce contro l'opposizione, dicendo che si vergognava perché abbiamo osato dire che secondo noi questa non è buona politica. Tenetevi la vostra buona politica, perché io mi vergogno di questa presa di posizione vostra. Cioè, tutti noi possiamo aver sbagliato nel passato, però forse bisogna prendere le distanze da questo modo di far politica. Altrimenti alla fine non noi che non contiamo nulla, questa ha ragione Romaniello, non contiamo nulla e non ci verrà nessuno, ma alla fine arriva la ghigliottina se la politica non cambia. Ed è inutile dire da 10 anni, la gente non ne può più, La gente non ne può più di gente che guadagna 22.000 euro per sedere in un consiglio di amministrazione di una roba del tutto inutile, perché poteva farne a meno ed essere cancellato. La gente non ne può più. Se voi pensate che questa sia buona politica, auguri, finiremo male, sindaco, finiremo male. Se lei pensa che questa sia buona politica, che ci sia un consiglio di amministrazione di SAL dove il presidente prende, faccia la somma, 27.000 euro e 22.000 per 4, più di 100.000 euro all'anno, a 5 aliter ignoti, ognuno dei quali sarà stato nominato, immagino, per meriti. Magari saranno anche del centrodestra, non lo so, non sono nomi, puri nomi, non, ignoro chi sia. Ma questo non è più tollerabile. E voi avete detto ai nostri concittadini che erano qui che questa è buona politica. Che questa è buona politica. Questa non è buona politica. E non venga a dire la gestione delle farmacie non è stata una buona politica del Consiglio di amministrazione. Non è stata buona politica. E questo mi dà atto che noi lo diciamo da 5 anni che non era buona politica. E che voi ci avete detto per 5 anni che era ottima. Fin quando vi è crollata la casa in testa avete dovuto dire no, forse c'è un sasso qui sulla testa. Quindi la mia relazione di minoranza è che mi spiace veramente che non riusciamo a capire che qui bisogna lavorare. Dove possiamo? Quello che chiedevo io al sindaco era semplicemente di dire questa è un'operazione che non va incontro al bene comune. E lei vuol dire invece che gli va bene, perché 57, ma figuriamoci se 50, i cittadini del Lodigiano non lo sanno neanche cos'è SAL, secondo me. Secondo me se andiamo dal 90, 99 cittadini di Sesto e gli domandiamo cos'è capo holding, non lo sa nessuno. Tranne i pochi che fanno politica, proviamo ad andare fuori e dire scusi, cos'è cap holding? Ci guarda, dice scema questa qua, il cap è il codice di avviamento postale, perché l'unica cosa che viene in mente quando si legge cap è il codice di avviamento postale. No, dice cap holding, nome molto infelice in effetti. Allora, io credo che stasera abbiamo perso un'occasione di dire dobbiamo ripensare questa politica. Perché questa politica ci sta portando in un vicolo cieco.
Per il resto non mi sembra, mi sembra che ha urlato solo per motivi a me ignoti il consigliere Rivolta, che si vedeva un po' nervoso stasera, perché sia io che Caponi che la Franciosi abbiamo, e lo stesso Ramazzotti ha dovuto dire quando ho parlato io che condivideva, le riteneva di buon senso, non mi pareva affatto offeso. Cioè, il consigliere Rivolta, ho capito, prende una camomilla però la prossima volta. Grazie. Particolarmente per favore. È nervoso stasera. Per cortesia. Stasera però. E non può provocare sempre Landucci. Cioè, prego. Stasera il consigliere Rivolta. Grazie. Un po' di fuori però, È un po' di fuori stasera il consigliere Rivolta, Grazie. Io andiamo alla dichiarazione di voto, prego. Grazie. Cioè, devo dire che stasera il consigliere Rivolta è abbastanza inquietante. Grazie, andiamo con la dichiarazione di voto. Sinistra Ecologia Libertà, consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. Allora, noi siamo pronti a scommettere che a breve in questo Consiglio Comunale voteremo una delibera simile a questa, che riguarderà un'altra scissione parziale da Capolding verso altri soggetti. Non lo so, abbiamo questa convinzione perché vedendo i soggetti che ci sono abbiamo questo. Ma al di là di questa nostra convinzione, che sarei pronto a scommettere, se fossi stato un consigliere comunale del lato dell'Odigiano avrei votato no a questa delibera. Perché avrei votato no? Perché questa delibera, a nostro avviso, non va nel senso di politiche industriali accorte, di scala, come si usa dire, quindi sinergia e di livellamento e abbassamento dei costi. Ma è corretto e rispettoso, ed è stato più volte evidenziato, sia dalla legge che dai comuni dell'Odigiano, che facciano queste scelte, che sono del tutto legittime. Non le condivido politicamente e industrialmente, ma sono legittime e quindi io rispetto la loro legittimità nel fare queste scelte. Ed ecco perché il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Misto, la consigliera Landucci, prego. Ma io invece voterò naturalmente contro, perché come ha detto il dottor Ramazzotti, l'Assemblea è sovrana e quindi quando uno è entrato dentro una società per uscire e prendersi il patrimonio deve avere un voto di maggioranza dei soci della società, evidentemente. Se no, non dovevano entrare. Sono entrati l'anno scorso, adesso vogliono uscire. Concordo con il consigliere Nossa, adesso sarà il... Diciamo di sì a questo. È chiaro che poi lo faranno tutti gli altri, no? Perché avranno la possibilità di costruire nuovi piccoli centri di potere. Quindi poi lo faranno lo stesso. Però io vorrei che fosse chiaro che non è obbligatorio, è una scelta politica. Cioè voi dite, quelli di Lodi stanno facendo una scelta sbagliata. Noi sappiamo che è sbagliata, però diciamo che gliela lasciamo fare. Certo che è legittima dal punto di vista legale, se non fosse stato legittimo non l'avrebbero potuto neanche chiedere, se una cosa è illegale non si può chiedere. Questo, come dire, che una delibera sia legittima, mi sembra, credo che il segretario se no non ce l'avrebbe neanche messa in votazione se fosse stato illegittimo richiederlo. Quindi che sia legittimo non c'è dubbio. Però siccome se uno ritiene che sia una scelta pur legittima sia sbagliata, dice di no. Secondo me, e noi diciamo di no. Grazie. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliere Franciosi, prego. Grazie Presidente. Allora, noi abbiamo rimarcato più volte, l'abbiamo anche chiesto al dottor Ramazzotti, per quale ragione quando ci siamo fusi, e siccome lato Lodigiano aveva già avanzato la sua proposta di scissione, perché nella creazione della sovrastruttura Capholding fosse coinvolto anche la parte lodigiana. Forse non ci saremmo trovati qua a discutere questa delibera se all'epoca, quando abbiamo votato e deliberato la fusione, sulla quale, torno a ripetere, noi ci siamo trovati d'accordo, la porzione lodigiana non fosse stata coinvolta. Non era necessario, avevano già avanzato una proposta di scissione, potevano andare su due binari paralleli, ci saremmo occupati in un'unica serata di due cose insieme. Comunque questa è la mia opinione. Ribadiamo comunque la nostra contrarietà all'operazione in generale. Grazie.
Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Sì, grazie Presidente. Ma veramente il livello basso della politica l'ho visto questa sera, perché ci vuole coraggio nell'affermare certe cose. Mi sembra che si arrivi ad aggredire l'avversario politico perché sia la coscienza sporca dall'altra parte. E, bene, se c'è una società partecipata dove ci sono stati degli amministratori di centrosinistra provenienti anche da questo territorio, che hanno goduto di molti benefici, direttori ben remunerati, dipendenti ben remunerati, premi, eccetera, eccetera, non entro poi nel merito perché non è questo la serata, né l'argomento. Beh, e se questa società è talmente indebitata rispetto a quelle che sono le garanzie che ha la società stessa e si è indebitata così tanto negli anni, beh, la legge prevede che quando i debiti superano il valore del capitale sociale vige l'obbligo da parte dell'amministratore convocare i soci e dirglielo ai soci. E sono poi i soci che si dovrebbero mettere una mano sulla coscienza, sugli amministratori che hanno generato tali debiti, e decidere se ripianare i debiti, continuare a credere nella mission di una società oppure decidere di farla fallire. A voi piacerebbe che chi è arrivato per ultimo ad amministrare una società straindebitata rimanga con il cerino in mano e più che far l'amministratore delegato ha fatto il liquidatore fallimentare? Ma rivolta, mi dispiace, ma non casco nel suo tranello, non è così. Poi quando vuole le farò, se me lo chiede in maniera pacifica o formale, ci sono atti, ci sono documenti che dimostrano l'opposto di quello che lei ha appena detto, le falsità che lei ha appena detto, anzi. Ma torniamo alla delibera, che mi sembra più importante. Esatto. Torniamo alla delibera. Stiamo parlando di una società per la gestione delle acque che opera in regime di monopolio, e questa, come è stata detta da tutti, bene o male, i rappresentanti dell'opposizione, è un'operazione prettamente politica. Io capisco anche il presidente Ramazzotti, che era dispiaciuto nel perdere una fetta importante di attività dovuta alla volontà dei sindaci di questi comuni. Comprendo, dopo tanto lavoro volto a concentrare laddove c'è un'attività delle acque che Regione Lombardia consente la realizzazione delle ATO su base territoriale provinciale, ma non è che lo obbliga. Poi sono i sindaci, con una logica che riprende un metodo clientelare di consociativismo, di corporativismo, di creazione di enti, società partecipate e quant'altro, il tutto al fine di un mantenimento di quelli che sono i costi della politica. Bene, io mi auguro almeno che i sindaci dell'Lodigiano non abbiano fatto scuola da quelli sestesi, perché vedendo come la fine che hanno fatto tutte le società sestesi partecipate, o sono fallito o dobbiamo intervenire con denaro pubblico per rilanciarle e risanarle. Pertanto il nostro voto sarà contrario. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Poco tempo fa abbiamo celebrato questa grande società pubblica che si riuniva con tanti comuni. Abbiamo detto che effettivamente il pubblico poteva essere una valida opportunità, adesso veniamo a sapere appunto che c'è una parte, che sono i comuni dell'Lodigiano, che si vogliono staccare da questa società e che prima si fa, poi si disfa. Però credo anche che se 57 comuni hanno deciso in loro autonomia di fare una cosa che anche io sinceramente ritengo poco sensata, a questo punto se un domani si scoprirà che questo è stato fatto semplicemente per obbedire a delle logiche di spartizione oppure di creazione di poltrone, queste persone ne pagheranno e ne risponderanno ai cittadini che li hanno votati semplicemente. Io devo essere sincero,
Mi ha fatto un po' impressione, magari esagero, data l'ora comincio a avere dei piccoli sbarioni, però mi ha fatto un po' impressione sentire alcuni interventi, soprattutto sui consigli di amministrazione, perché a me fa impazzire questa cosa, no? Che tutti quanti, quando si parla di consigli di amministrazione, oddio, i consigli di amministrazione, ce ne fosse uno che quando bisogna formare un consiglio di amministrazione dice no, guarda, noi non ne vogliamo sapere niente. A me viene in mente una su tutte, e parliamo per esempio di una cosa che non prevedeva un compenso. Io mi ricordo al tempo del tavolo del commercio, quando si doveva scegliere il rappresentante per il tavolo del commercio, mi ricordo che cinema era venuto fuori, semplicemente per un rappresentante che tra l'altro non prendeva neanche, e non era venuto fuori tra i banchi della maggioranza questo. Ora io credo, come ho detto prima, che il nostro voto può essere favorevole proprio perché quelle stesse amministrazioni si assumeranno un domani, se hanno fatto questa scelta con le logiche che prima si diceva, ne pagheranno le conseguenze dal punto di vista del consenso, dal punto di vista elettorale, dal punto di vista del voto dei cittadini. L'ultima cosa, vede consigliere Caponi, lei prima ha urlato a tutti quanti dei fascisti. Io penso che alla fine di questi 5 anni ci daremo dei capocottari, magari inventeremo ancora, rispolvereremo dei vecchi insulti da Prima Repubblica. Beh, il fascismo forse, è mio parere, è nato e si è basato proprio su questo, sullo screditare le istituzioni e far credere che fosse tutto uno schifo, che c'era una persona che poteva a un certo punto, con la violenza, regnare su tutti. Beh, io rimango veramente basito da questa sua affermazione, rimango basito perché nessuno le ha mai impedito di parlare, nessuno le ha mai impedito anche il dibattito, ma anche in commissione, in qualsiasi parte, in qualsiasi luogo di dibattito delle istituzioni di questo comune, le è mai stato impedito di parlare. Dare dei fascisti alle persone che siedono nei banchi della maggioranza è veramente la cosa più bassa che l'ho mai sentito dire, e io di cose basse ne ho sentite dire parecchie da voi in questo anno e mezzo. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi, prego. Grazie. Grazie Presidente. Beh, io penso che una persona, quando non ha argomenti da controbattere, alza la voce. E mi sembra che dai vostri banchi della maggioranza sia capitato questo, perché non avendo argomenti il consigliere Rivolta ha alzato la voce e basta, perché non c'è stato nessun dibattito sui contenuti di quello che abbiamo detto. Al consigliere Rivolta ricordo soltanto che parlava appunto di rivendicazione di posti nel CDA, che noi come lista civica, quando si è trattato di indicare nominativi nei consigli di amministrazione, abbiamo pubblicamente chiesto al sindaco di adoperare criteri di competenza, l'abbiamo fatto per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Pelucca, dove non c'è nessun nostro rappresentante, ma poiché ha dimostrato di saper ben gestire la società, abbiamo chiesto che il sindaco riconfermasse in toto gli amministratori, e quindi chiedo di essere smentito se non è così, perché abbiamo chiesto che venisse adottato questo criterio. Poi rispetto al sindaco, visto che stasera sono stato tirato in ballo più volte, rispetto al sindaco che si è sentita di chiedere scusa a nome della città perché ho semplicemente detto che non sono rimasto soddisfatto, e lo ribadisco, delle risposte del Presidente Ramazzotti, non mi pare di aver detto nulla di offensivo, perché non ha saputo rispondere, ha soltanto... così si è arrampicato sui vetri dando risposte evasive, cambiando opinione. Quindi, sindaco, io resto abbastanza perplesso di questa sua presa di posizione nei miei confronti, e credo che lei, piuttosto, prima di fare un'affermazione simile, parlando delle farmacie, dicendo che ne parleremo in altre sedi, le ricordo che siamo in attesa del bilancio 2012. Quando sarà stato presentato il bilancio 2012, forse sarebbe lei a dover chiedere scusa alla città e al consigliere della minoranza che cercano di esercitare il proprio mandato nell'interesse dei cittadini, anche se la pensano in maniera diversa da lei. Rispetto al consigliere De Noia, non ho detto che siete dei fascisti, ho detto che è un metodo... A parte no, ho detto soltanto che togliere la parola alla consigliera Landucci, quando l'articolo 73, fammi parlare, dà il diritto ai consiglieri di replicare, essendo relatore di minoranza, cosa che poi è successo,
ho detto che sembrava un metodo non certamente democratico. Punto, fascista, certo. Certo. Per cortesia, certo. Andiamo avanti. Ma per carità, ma non ho nessun tipo motivo di negare. Per cortesia, ecco, vada avanti, consigliere Capori, prego. Sindaco, lei è sempre meno sindaco di tutti e sindaco di una parte. Per cortesia, facciamo concludere. Il presidente del consiglio comunale è presidente del consiglio di tutti e dovrebbe garantire l'andamento democratico di questa assemblea. Ma credo che non per mentire. Per cortesia. Guarda, qua se proprio parli di mentire e falsità dovresti stare zitto. Proprio cortesia, tu per questa avanti, sera è la tua prova completa. Rispetto al contenuto della delibera, mi pare che tutte le nostre osservazioni critiche sono state completamente disattese perché non avete avuto argomenti e contenuti per far cambiare opinione, ma soprattutto per far capire e comprendere che la delibera merita un voto favorevole. Non avete motivato in nessun modo, se non quello di aderire semplicemente a quella che era la proposta del presidente della CAP Holding, non so se per ragioni di partito, per ragioni, non so per quale motivo, ma non c'è stata da parte vostra nessun commento critico e acritico sull'opportunità di votare favorevolmente questa delibera. È emerso semplicemente che è una delibera pilotata di strategia politica che probabilmente tornerà sui suoi passi, nata per quanto nel 2009, ma che il buon senso dovrebbe forse riportare ad un ripensamento, quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie. Gruppo Partito Democratico, consigliere Rivolta, prego. Grazie Presidente. Consigliere Caponi, lei tutte le volte ci fa la predica, è questo che forse, cioè tutte le volte ci rifà la predica, ci dice che non abbiamo argomentazioni, che noi non ascoltiamo, che noi non coinvolgiamo, che noi siamo tutte le volte. Ci parli del merito, perché non ce l'ha parlato. Parliamo un po' del merito nei 2 minuti e mezzo che rimangono. Ci sono 57 comuni, ci piace o no, che hanno conferito a Cap Holding delle strutture, sono loro, dei loro cittadini, che chiedono di portare quelle strutture in un'altra società, che loro hanno già e che sicuramente consigliera Franciosi all'epoca pensavano di fare quell'operazione, ma appunto il presidente Ramazzotti disse che il suo auspicio e la sua speranza era quella di tenere tutti dentro, per questa ragione allora cercò di fare un'altra operazione, disse esplicitamente i confini della vecchia provincia di Milano. Allora forse si può dire non ci siamo riusciti. Ma non ci siamo riusciti perché non hanno voluto quei pezzi di territorio, non perché il presidente Ramazzotti non ha voluto. E chi amministra Cap Holding, che è fatto da parti politiche, per cui questa stupidaggine della delibera di indirizzo politico, almeno la consigliera Landucci dice sbagliano tutti, destra e sinistra, lo fa con schiettezza e dice una roba sensata. Ma nel consiglio di amministrazione di Cap Holding ci sono comuni di tutti, perché non c'è un filotto politico. È una stupidaggine quella che lei dice, è stupida. Ha ragione la consigliera Landucci, se si sbaglia a destra e a sinistra, ma non è che sbagliamo noi, sbagliano quelli che escono, sbagliano a dare un compenso di 22.000 euro ai consigli di amministrazione di SAR. Certo che sbagliano, assolutamente vero. Dopodiché parliamo di consigli di amministrazione, ribadisco, una volta la facciamo una discussione, un consiglio di amministrazione che amministra 500.000 euro di fatturato all'anno, 500 milioni di euro all'anno, 27.000 euro di compenso per gente che firma delibere, assume impegni, è sbagliato o è corretto? È poco e tanto? Cioè in un consiglio di amministrazione di un'azienda privata si sta a un gettone più alto o più basso, visto che il privato è, come dire, la meteora che dovremmo tutti seguire. Ma cerchiamo di dire delle cose che hanno una proporzione e un senso con la realtà. Ma per favore, noi non siamo d'accordo con quell'operazione, ma scusate, secondo voi, se Brianza e Lodi chiedono di fare quell'operazione, e se c'è una legge che garantisce, che permette di costituire un ATO su dimensione provinciale,
E se glielo si nega, secondo voi non c'è un TAR, un tribunale che non gli consente di farlo? Ma per Dio! E che quindi poi alla fine diventa tutto più complicato? Secondo voi non esiste una possibilità di questo tipo, essendo che i cittadini, che eleggono i cittadini nei consigli comunali? Ma dico, ma per favore, di cosa state parlando? Ma non diciamo cose che non stanno, cioè, tutta la Brianza chiede di staccarsi, tutto il Ligiano chiede di staccarsi e noi votiamo contro e poi andiamo avanti a governare la società come se nulla fosse. Ma state dicendo delle stupidaggini di dimensione epocale. Ma non esiste una società. E poi la governance come la facciamo? Contro i comuni della Brianza e contro i comuni del Lodigiano? Ma scusate, noi siamo contrari. Vorrei ricordare al Movimento 5 Stelle, però, perché poi tutto è divertente, che l'altro giorno il vostro leader, Beppe Grillo, ha auspicato il ritorno delle macro regioni. Ma per favore, e adesso venite qui a discutere di una provincia di Lodi che si vuole staccare, il ritorno delle macro regioni e la scissione del paese, cioè che è esattamente nell'indirizzo che ha definito la consigliera Landucci, cioè quella giustamente di ridurre, come dire, le moltiplicazioni, cioè, ma un po' di, un po' di, per favore. Io, consigliere Di Stefano, non sono assolutamente irritato, a parte che qui se c'è uno che urla, io forse qualche volta urlo, ma credo che la consigliera Landucci abbia vinto il Pulitzer per le urla negli ultimi 15 anni e ci sono le registrazioni che possono testimoniare, compreso molti insulti, ci ha dato dei pecoroni, dei complici, cioè detto di tutti i colori, quindi rispetto a Galateo lascerei perdere. Consigliere Di Stefano, io non ho nessun problema, sa perché? Perché nella politica non ho mai guadagnato una lira, ce ne ho sempre messe tante. Quindi lasci perdere, lasci proprio perdere, lasci proprio perdere. Io difendo quelli che guadagnano il presidente Ramazzotti, che amministra una società di 500 milioni di euro e prende 33 mila euro. La trovo una baggianata, la trovo un errore. Io lo trovo un errore, sì, voglio grazie, essere controcorrente. Grazie. Io gliene darei 100 mila. Perché una società di 500 mila euro, di 500 milioni di fatturato, esige remunerazioni all'altezza e competenze all'altezza. Grazie consigliere Rivolta, per cortesia. Consigliere Landucci, per cortesia, andiamo in votazione, per cortesia. Per cortesia, un attimo di calma, Allora mettiamo in votazione la delibera indicata al punto 2. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 6, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Un attimo che dobbiamo fare la seconda votazione. Come? Immediatamente eseguito. Sì. Partiamo con la seconda votazione. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 6, astenuti nessuno, favorevole 15. Il Consiglio approva. Un attimo, passiamo al terzo punto per l'approvazione del verbale della seduta consiliare del giorno 10/2/2014, ore 20:30. Inizia votazione. Consigliere Landucci, c'è la votazione, grazie. Per il verbale. Fine votazione, consigliere presenti 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 21, il Consiglio approva. Adesso ci sarebbe la discussione generale sulle politiche abitative. Consigliere Antonioli deve riferire qualcosa, prego. Grazie signor Presidente, visto l'ora purtroppo chiediamo la possibilità di spostare questo tema molto delicato a data da stabilire e quindi chiedo per favore se è possibile convocare una capigruppo diciamo in fretta per poter stabilire la data, perché visto che il tema è molto importante per la nostra città. Grazie.
Va bene, in settimana verrà convocata la conferenza dei capigruppo. L'ultima cosa è una comunicazione per noi consiglieri che farà la dottoressa. La comunicazione. Prego, la parola alla dottoressa Di Girolamo. Alla comunicazione, la comunicazione di prelievo dal fondo di riserva. Dunque la delibera, l'oggetto della comunicazione, la delibera di giunta del 10 dicembre 2013 numero 402, dove c'è stato un prelevamento dal fondo di riserva per l'importo di euro 62.000 con un riparto tra i capitoli che hanno le seguenti denominazioni: spese legali di consulenza per 9.000, uffici stabili comunali per 42.000 e spese postali per 11.053. La comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 166 del testo unico, che prevede che siano fatti i prelievi dal fondo di riserva con provvedimento dell'organo esecutivo comunicati al Consiglio Comunale. Grazie, quindi è solo una comunicazione. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima.